Cantiere allestito e lavori avviati. Il sottopasso delle Rane a Marotta Nord sarà oggetto di un importante intervento strutturale che durerà oltre un mese e comporterà delle variazioni alla viabilità con la chiusura per almeno 40 giorni del sottopasso e della strada adiacente. L'operazione si è resa necessaria anche in vista della stagione estiva a causa di un incidente stradale avvenuto lo scorso anno quando un camion in transito adibito al trasporto merci urtò il ponte provocando una lesione ad una trave di sostegno. A spiegare le modifiche alla circolazione è il sindaco Nicola Barbieri. Iniziamo questi lavori che sono fondamentali per migliorare la sicurezza del sottopasso delle Rane. Lavori che prevedono tempistiche abbastanza lunghe di circa 40 giorni. In questo periodo cambieremo la viabilità, quindi chi vorrà accedere nella zona nord di Marotta lo dovrà fare percorrendo il vicino sottopasso di Ponte Sasso e abbiamo predisposto il doppio senso di marcia sul lungomare Fadibruno per permettere appunto l'accesso dei residenti dalla zona nord e il doppio senso anche su via Damiano Chiesa proprio per permettere ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni. Sono lavori che creeranno dei disagi ma sono fondamentali appunto per migliorare la fruibilità del sottopasso.